Pace e bene a voi qui presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Iniziamo questo momento di preghiera con il canto Ti esalto, Dio mio Re. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te, io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, amen. Carissimi, buongiorno a tutti voi, buon secondo giorno della Madonna della Guardia, e buona memoria di Sant'Agostino. Oggi infatti la Chiesa festeggia questo grande santo, Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Allora, prima di iniziare questo momento di preghiera, io ci tengo veramente di cuore a salutare Don Luca, il parroco della parrocchia dei Santi Giovanni e Agostino qua di La Spezia, e fare veramente anche a lui un augurio di una buona e santa festa di Sant'Agostino. Voglio anche salutare il musicista Fabio, che sicuramente oggi starà preparando i canti per qui alla Spezia per questa grande festa, e quindi lo saluto. Ciao Fabio, buona festa di Sant'Agostino. E ovviamente anche a tutti voi, carissimi, che siete in collegamento e qui presenti, veramente, ecco, un augurio di una buona festa. Ci prepariamo allora a iniziare tutti insieme questo momento di preghiera. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insieme. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via osservando la tua parola? Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Insegnami, Signore,
I tuoi decreti. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Alleluia, 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 alleluia. Uno solo è il Padre vostro, quello celeste, e uno solo è la vostra guida, il Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Matteo, gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalta sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Lode a te, o Cristo. Oggi la prima lettura e il Vangelo ci insegnano veramente tante cose che sono tutte quante importanti e fondamentali. Andiamo allora a fare velocemente una piccola riflessione su entrambe. Prima sulla prima lettura e poi sul Vangelo. Dice San Giovanni Apostolo, attenzione, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Qui c'è praticamente tutta la nostra fede, in queste poche righe di questa prima lettura. Gesù che cosa ci ha insegnato nella notte dell'ultima cena? L'importanza di amarci gli uni gli altri, quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Che all'inizio potremmo anche chiederci: ma perché Gesù fa questo gesto? Perché ci fa capire che la nostra vita di fede non deve essere solo basata nelle preghiere, che sono fondamentali, nel parlare, nel leggere la parola di Dio, eccetera, eccetera. Quello che noi poi leggiamo lo dobbiamo poi rendere concreto. Gesù ci dice: Vi dovete amare gli uni gli altri, dovete aiutare il prossimo. Bene, noi lo leggiamo e noi lo diciamo, però poi dobbiamo anche renderlo in pratica. Perché Gesù ha fatto proprio questo: insegnava e guariva, insegnava e dimostrava anche a fatti quello che lui insegnava. Questa è la stessa cosa che dobbiamo fare tutti noi, ma in modo particolare, oserei dire, le catechiste devono farlo nei confronti anche dei bimbi. Cioè devono insegnare ai bimbi l'importanza di amare e non solo di ascoltare la parola di Dio, ma anche di metterla in pratica. Se noi veramente vogliamo che l'amore di Dio sia completamente in noi, dobbiamo pregare, amare, partecipare ovviamente alla messa e poi tutto quello che abbiamo ricevuto da Dio lo dobbiamo donare agli altri concretamente facendo le opere buone. Questo è l'insegnamento più importante che Gesù ci ha dato. Amatevi gli uni gli altri. Uno è in difficoltà, io lo aiuto. Quest'altra persona è in difficoltà perché non ha soldi, è povera, è emarginata, è triste. Io voglio aiutarla perché io voglio compiere opere buone. È veramente importante che noi comprendiamo questo amare, perché non è l'amore umano,
che è un amore limitato, un amore semplice, un amore che non dura mai per sempre. Va un po' a giorni, perché noi esseri umani non è che ci svegliamo sempre col sorriso, con la tranquillità. A volte capita che ci sono anche giornate in cui ci alziamo male, siamo arrabbiati, ce la prendiamo con tutti, perché abbiamo un amore umano, che non è un amore che ha generato Dio, ma è un amore nostro, umano, che è molto limitato. Se invece nel nostro cuore facciamo spazio all'amore di Dio, beh, allora davvero io credo che vivremo davvero una vera vita. Noi siamo poveri peccatori e noi però sappiamo quanta grandezza c'è nell'amore di Gesù, quanto grande sia l'amore del Padre. Allora è importante allora che ogni giorno ci avviciniamo a Gesù e gli diciamo: Signore, aiutami sempre a vivere la mia vita accanto a te. Aiutami, Signore, ogni giorno a essere educato, bravo, gentile verso tutti. Aiutami, Signore, con il tuo amore ad amare veramente ogni mio fratello e sorella. Aiutami, Signore, a essere sempre disponibile per tutti, specialmente per le persone più anziane, più povere, più bisognose. Ecco, se noi abbiamo davvero questa idea della vita, che chiediamo veramente al Signore di aiutarci a vivere una vita soprattutto per il prossimo, allora veramente avremo capito tutto. Se veramente noi viviamo la nostra vita nella preghiera, nelle opere buone e nell'aiutare il prossimo, basta, abbiamo capito perfettamente qual è la nostra via da seguire per raggiungere il paradiso. E quindi dobbiamo veramente dire questo al Signore: Signore, insegnami i tuoi decreti, aiutami a imparare ogni giorno cose nuove dei tuoi insegnamenti e delle tue parole. E come ci dice qui il Salmo responsoriale, come potrà un giovane tenere pura la sua via, soprattutto parlando di giovani, che da notare che in questi anni si allontanano sempre di più dalla Chiesa, purtroppo. Bisognerebbe invece che molti giovani rimanessero nella Chiesa e imparassero davvero quello che è veramente l'amore di Dio. E qui il Salmo responsoriale ci aiuta. Come può un giovane tenere pura la sua via? Anche perché poi c'è l'età, quella della pubertà, quindi sappiamo che in quegli anni purtroppo c'è rischio anche di peccare mortalmente. Però quello, ragazzi, noi siamo umani e non è che chi è cristiano cattolico allora è completamente diciamo staccato dal peccato. No, anche noi siamo nel peccato, anche noi cristiani cattolici. L'unica differenza è che noi sappiamo che in caso di peccato sappiamo a chi chiedere subito aiuto, a Gesù. E se un giovane, come anche me, perché io le cose ve le dico come stanno, anch'io quando ero un po' più giovane e a volte anche adesso mi capita di nuovo di peccare anche in maniera grave, però io che cosa faccio ogni volta? So che il Signore è pronto per perdonarmi. Proprio per questo io ogni giorno, quando ce n'è bisogno, vado e chiedo perdono a Gesù, perché io credo nell'amore di Dio e soprattutto nell'amore che Egli in eterno ha riservato per me e per ognuno di noi. Noi dobbiamo sempre credere, fratelli e sorelle, che il Signore è sempre pronto a perdonarci, sempre, perché Lui stesso si è consegnato volontariamente per amore sulla croce. E quindi un giovane come può? Un giovane, ma più in generale ognuno di noi, come può tenere pura la sua via? Osservando la parola di Dio. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi, cioè: Signore, aiutami a stare sempre sulla retta via, non mi abbandonare mai e aiutami sempre a seguire per filo e per segno i tuoi insegnamenti e i tuoi comandamenti. E così facendo rimarremo nella grazia di Dio. E infine il Vangelo di oggi. Non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Ancora una volta il Signore ci fa capire l'importanza di farci da parte a noi e di mettere al centro chi? Il Signore Gesù Cristo, che è la nostra guida. Quando noi ad esempio andiamo a fare un viaggio, noi siamo dietro,
E la guida cosa fa? Ci porta in tutti i luoghi che andremo a visitare. La stessa cosa vale nella fede. Gesù è il nostro pastore, la nostra guida, e ci porta verso la patria del cielo. E noi, come suo gregge, dobbiamo stare dietro a lui, come di solito il gregge sta dietro al pastore. E dobbiamo sempre seguirlo e credere sempre in tutto quello che lui ci dice, perché se lui ci dice qualche cosa lo fa per il nostro bene e mai lo farà per il nostro male, perché Gesù è amore, Gesù è misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. E quindi è importante che noi capiamo questo: noi siamo il gregge di Dio, dobbiamo veramente ogni giorno con cuore sincero accostarci a lui e dire: Signore, aiutami a camminare insieme con te. Allora chiediamo oggi a Sant'Agostino e al Signore che ci diano la forza ogni giorno di stare accanto a Gesù, e chiediamo a Sant'Agostino che veramente ci guidi verso il Signore con la sua intercessione e con la sua santa presenza, e chiediamo a Gesù che ogni giorno ci liberi da ogni tentazione del maligno e ci faccia vivere la nostra vita nella fede, nell'amore e nella gioia. Viva Gesù, viva la Chiesa, viva Sant'Agostino. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi ricordo domani alle ore 9:30 le letture del martirio di San Giovanni Battista, mentre alle 11, sempre di domani, le letture solenni della Madonna della Guardia. Questa sera alle ore 18 le letture della Madonna della Guardia, secondo giorno. Terminiamo questo momento di preghiera, lo terminiamo con il canto Te lodiamo Trinità. Te lodiamo Trinità, nostro Dio t'adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo. Te lodiamo Trinità per l'immensa tua bontà, te lodiamo Trinità per l'immensa tua bontà. Buona giornata a tutti voi.